diritti dell'uomo e diritti di Dio sono inconciliabili? Sostenere che Dio ha dei diritti significa teorizzare una visione teocratica della vita sociale e politica? Ed ancora, come mai l'età moderna, che si è contraddistinta per le solenni proclamazioni dei diritti dell'uomo, è proprio quella che ha conosciuto le più sanguinose e aperte violazioni dei diritti fondamentali e della stessa dignità dell'uomo? Per rispondere a queste domande bisogna andare alla data di nascita della cosiddetta età dei diritti, alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto del 1789. Siamo all'indomani dello scoppio della rivoluzione francese e occorre soffermarsi innanzitutto su quella giunta, diritti dell'uomo e del cittadino. Si tratta di una importante chiave di lettura che ci spiega il significato profondo sotteso a quella dichiarazione. Prima del 1789 non erano conosciuti i diritti dell'uomo? Certamente lo erano, ma non era mai stata avvertita l'esigenza di metterli su carta, tranne quando si manifestava la necessità di richiamare il potente di turno al rispetto di una legge che, seppur non scritta in nessun codice, era considerata universalmente scolpita nel cuore di ognuno. Ed è quel punto. Tutta la riflessione, l'agire politico precedente alla Rivoluzione francese partiva da un dato, da un presupposto condiviso. L'uomo, o meglio una persona umana, è titolare di diritti originari che spettano appunto alla persona umana per sua propria dignità e non per concessione dello Stato o di qualsivoglia altra istituzione umana. Ma in che cosa consiste la dignità dell'uomo? Essa consiste nello stesso appartenere dell'uomo alla specie umana, che gli attribuisce per natura un rango incomparabile a quello degli altri esseri viventi. Quando parliamo di giustizia, anche come fondamento di ogni pacifica convivenza umana, ci riferiamo all'esigenza di dare a ciascuno il suo appunto. Ma in cosa consiste questo suo? Ecco, il suo non è dato soltanto da quello che ci spetta in base al nostro lavoro o all'appartenenza ad una determinata famiglia storica, ecco, quello che abbiamo ricevuto in eredità, ma anche e soprattutto a ciò che ci spetta per natura, cioè per il fatto stesso di essere uomini. Pensiamo alla vita e alla libertà, ce le siamo forse guadagnate? Eppure nessuno dubita che ci spettano per il solo fatto di essere uomini. Nessuno dubita che se viene negata la vita e se viene negata la libertà, viene calpestata la dignità stessa di ognuno. C'è dunque una legge naturale che è al fondamento di quelli che conosciamo come diritti fondamentali. Si tratta, come si vede, di una visione dell'uomo per cui non è indispensabile ricorrere ad argomenti di fede, basta la ragione naturale. E non è un caso se lo stesso catechismo della Chiesa Cattolica, nel definire cos'è la legge naturale, faccia ricorso all'affermazione di un grande maestro della sapienza classica, Marco Tullio Cicerone. Vi leggo questo passo. Certamente esiste una vera legge, è la retta ragione. Essa è conforme alla natura, è mutabile ed eterna. I suoi precetti chiamano al dovere, i suoi divieti trattengono dall'errore. È un delitto sostituirla con una legge contraria, è proibito non praticarne una sola disposizione. Nessuno poi ha la possibilità di abrogarla completamente. Ma a questo punto sorge spontanea una domanda. Chi è che ha scritto questa legge in cui è l'uomo? Certamente non l'uomo, non ci siamo fatti da soli. E allora non può che essere Dio. Ma lasciamo in sospeso la risposta a questo interrogativo legittimo e torniamo al 1789. Dichiarazione dei diritti dell'uomo, dicevamo, e del cittadino. Cosa vuol dire? Che dunque i diritti non spettano
più all'uomo per natura, per la sua stessa dignità, ma per concessione dell'autorità politica, che viene a sostituirsi a Dio. Ecco, spiegata la prima apparente contraddizione da cui siamo partiti. Come mai un'epoca nata dalla solenne proclamazione di diritti universali, ritenuti intangibili, è proprio quella che li ha maggiormente calpestati? Perché coloro che di volta in volta hanno storicamente preso il posto di Dio, il sovrano, la classe, il partito, hanno deciso quali diritti concedere agli uomini e quali invece negare, essendosi appunto essi attribuito il compito di stabilire ciò che è bene per l'uomo. L'uomo con la U maiuscola, non gli uomini, come li conosciamo nelle loro articolazioni sociali, il padre, l'operaio, l'artigiano, l'appartenente a una comunità civile, religiosa, non l'uomo, nato appunto dalla manipolazione ideologica del reale. Ed ecco anche spiegato però il fascino che ha questa rivoluzione antropologica, diremmo la rivoluzione per eccellenza, dare all'uomo l'illusione attraverso sempre nuovi diritti di poter conseguire la felicità, la salvezza stessa su questa terra. Un'illusione che diventa quasi mistica, ed una mistica che si rafforza col mito scientista, per cui tutto ciò che è tecnicamente possibile deve essere in qualche modo riconosciuto a lui. Diventa perciò stesso giusto. E questa è anche la radice di una inevitabile conflittualità dell'epoca moderna, perché è evidente che non a tutti può essere riconosciuta questa trasformazione di desideri in diritti, ma solo appunto a quelli di volta in volta più forti. Dunque, accanto ai nuovi diritti, troviamo anche nuove vittime, nuovi soggetti deboli, uomini ai quali non è riconosciuto alcun diritto, finanche il diritto a nascere. Se tuttavia apriamo gli occhi, come sta accadendo, e guardiamo al fallimento della modernità che è sotto i nostri occhi, perché è fallita la promessa di assicurare una felicità tutta immanente all'orizzonte storico. Se dunque guardiamo con gli occhi del cuore e guardiamo dentro il nostro cuore e ci rendiamo conto che la legge che abbiamo scritta dentro di noi altro non è che una enorme istruzione per l'uso da rispettare se vogliamo diventare uomini e non ridurci a materia manipolabile. Se dunque scopriamo queste regole scritte dentro di noi, ebbene necessariamente dobbiamo interrogarci anche su chi ha scritto quelle regole, su chi le ha poste nel nostro cuore e perché le ha poste. E dunque qui ritorniamo a quell'interrogativo che abbiamo lasciato in sospeso. Certo non può essere stato un altro uomo. Homine assunt, resunt, non ci siamo fatti da soli. Qualcun altro ci ha fatti e ha posto dentro di noi questa legge. Qualcuno di superiore a noi, di trascendente. Ebbene, e se lo ha fatto? Lo ha fatto per necessità? Perché in qualche modo costretto al contraccambio, per qualche servizio ricevuto? Certamente no. Lo ha fatto in modo del tutto gratuito. Lo ha fatto per amore. E allora cominciamo a trovare anche giusto riconoscere ciò che spetta al creatore e dunque riconoscere che Dio ha dei suoi diritti, che gli vada appunto riconosciuto ciò che gli spetta, onore e gloria, e non solo come singoli, ma anche nelle aggregazioni sociali e politiche cui l'uomo dà vita, grazie alla sua naturale socialità, che proprio perché naturale rimanda sempre al modo in cui è uscito alle mani del creatore, il modo in cui lo stesso creatore lo ha voluto. Ecco allora spiegati i primi quattro comandamenti. Essi hanno un fondamento di ragione naturale, al pari di tutti quanti gli altri, perché è giusto rendere gloria a Dio, rispettare il suo nome e rendergli culto anche pubblico. Ebbene, tutto ciò significa forse legittimare una concezione teocratica della società e della politica? Niente affatto. Sul punto desidero richiamare le puntuali, profonde
parole del pontefice emerito Benedetto XVI pronunciate innanzi al Parlamento tedesco nel 2011. Contrariamente ad altre grandi religioni, il cristianesimo non ha mai imposto allo Stato e alla società un diritto rivelato, un ordinamento giuridico derivante da una rivelazione. Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto. Ha rimandato all'armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un'armonia che però presuppone l'essere ambedue le sfere fondate nella ragione creatrice di Dio. I diritti di Dio, fondati sull'amore del creatore, dunque non possono fare a meno dei diritti dell'uomo, dei diritti spettanti alla sua creatura, che è stata creata libera per volere il suo creatore e che è stata chiamata a realizzare la sua umanità nella storia facendo delle scelte. Nell'autonomia legittima, perché appunto conforme alla legge naturale, delle realtà temporali. E se queste scelte si orientano verso il bene, allora verrà spontaneo riconoscere i diritti di Dio. Sarà come contraccambiare, sia pure indegnamente, un atto di amore. E se tutto il nostro modo di agire e di pensare si orienterà verso questo contraccambio, creeremo una civiltà che sarà una civiltà dell'amore. Perché tale è la civiltà cristiana ed è per questo che è bello per essa combattere e morire. Ed è per questo che un insigne politico cattolico francese, vissuto a cavallo tra 800 e 900, Albert Demun, ebbe a dire: questo è il nostro programma, opporre alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, che è servita di base alla rivoluzione, la proclamazione dei diritti di Dio, che deve essere il fondamento della controrivoluzione. Un'ultima domanda a questo punto si impone. Se l'origine della dichiarazione dei diritti dell'uomo è rivoluzionaria, perché nasce dalla negazione dei diritti di Dio, dalla estromissione di Dio, e allora perché il Magistero della Chiesa, soprattutto gli ultimi pontefici, ha mostrato tanta attenzione a questo tema? Sì, da farne un nucleo centrale per certi aspetti della stessa dottrina sociale. Innanzitutto va premesso che nel suo approccio al mondo la Chiesa parte dalle parole dell'Apostolo: vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Cosa c'è allora di buono che dunque merita di essere trattenuto, cioè che va utilizzato come punto di partenza nella nuova evangelizzazione, nella tematica dei diritti umani? Tre aspetti fondamentalmente: l'universalità, la razionalità e l'oggettività dei diritti umani. Su queste caratteristiche hanno insistito reiteratamente i pontefici, non esimendosi dall'avvertire che in assenza di queste condizioni c'è il rischio che in nome degli stessi diritti umani si vengano ad instaurare, come dice Papa Francesco, moderne forme di colonizzazione ideologica. Da questi presupposti discende che il fondamento dei diritti umani non può che essere la dignità trascendente dell'uomo, l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. Da queste condizioni discende altresì una gerarchia dei diritti umani, proprio perché essi non si fondano sulla oggettività, sul capriccio, sul desiderio, ma appunto sulla natura stessa dell'uomo, sul modo in cui egli è uscito dalle mani del creatore. Giovanni Paolo II, nell'enciclica Centesimus Annus, al numero 47, ne fa un'elencazione non casuale ma precisa. Un'elencazione che è anche una direttrice di azione per tutti coloro che si propongono di attuare scelte politiche rispettose della verità sull'uomo. Primo posto, il diritto alla vita, di cui è parte integrante il diritto a crescere sotto il cuore della madre dopo essere stati generati. Il diritto a vivere in una famiglia unita e in un ambiente morale favorevole allo sviluppo della propria personalità. Il diritto a maturare la propria intelligenza e la propria libertà nella ricerca e nella conoscenza della verità. Il diritto a partecipare al lavoro per valorizzare i beni della terra e ricavare da esso il sostentamento proprio dei propri cari. Il diritto a fondare liberamente una famiglia, ad accogliere e educare i figli, esercitando responsabilmente la propria sessualità. Fonte e sintesi di questi diritti, conclude Giovanni Paolo II, è in un certo senso la libertà religiosa, intesa come diritto a vivere nella dignità della propria fede ed in conformità alla trascendente dignità della propria persona. Questo è il banco di prova di ogni politico che abbia a cuore la dignità dell'uomo e, a maggior ragione, di ogni politico che si dica cristiano. I diritti umani, se così intesi, e solo se così intesi, potranno diventare la strada per riscoprire finalmente anche i diritti di Dio e per rendere gloria a Dio
anche sociale. E se la rivoluzione è iniziata dalla proclamazione dei diritti dell'uomo, la controrivoluzione trionferà con la proclamazione dei diritti di Dio.